sul canale. Allora, oggi sono qui con questo look da giorno, però comunque intenso ed elegante, che è bello appunto, come vi dico poi alla fine del video, sia per il giorno, ma può essere anche un bel trucco da sera, magari caricando un po' più le labbra. Ho scelto di applicare l'ombretto che ho messo sugli occhi, sulla palpebra mobile, anche un po' sulle labbra, quindi tamponato, per riprendere perfettamente la tonalità appunto che ho usato sugli occhi. L'effetto mi piace tantissimo, è molto fresco ed è appunto delicato, anche se l'occhio è ben definito, abbiamo un po' di eyeliner che ce lo allunga, ci enfatizza lo sguardo. Io spero che il trucco vi possa piacere, che lo seguiate con piacere, e scusate il gioco di parole, e vi faccia piacere, ecco un altro, l'ho detto tre volte, vi faccia piacere ascoltarmi, perché anche in questo video ho un po' parlato, vi ho detto della mia esperienza a Milano con la mia amica Federica, vi ho detto che siamo state benissimo, insomma vi parlo un po'. Vi lascio il tutorial e vi mando un bacio. Allora, vado a prendere il primer occhi base uniformante, questo qui della Puro Bio, ne vado a mettere un po' sul polpastrello. Mi raccomando, ne basta poco, e lo vado a stendere. Ne basta pochissimo, veramente non ce n'è bisogno di troppo, anzi, la giusta quantità. Quindi una volta applicato, subito si asciuga, andiamo a fissarlo con un pizzico di cipria. Vado con questo pennello qui, e la cipria è senso la Bob Matte. Ora che sono andata a Milano ne ho comprata un'altra di scorta perché mi è piaciuta tanto, e ne ho presa una anche a mia madre, perché qui da noi gli Essence sono sempre devastati praticamente, non c'è mai nulla, bisogna aspettare 50 anni che arrivino i prodotti, non si sa quando arrivano, insomma. Invece lì sono andata all'OBS in via Torino, praticamente c'era un bijou, c'erano le cipre sia nello slot proprio loro, e poi ce n'erano un sacco messe ai lati, proprio perché erano in più, e tipo sono andata un giorno, poi sono riandata un altro giorno ed è arrivata altra roba, cioè assurdo, qua ce lo sogniamo praticamente. E quindi sono stata molto contenta di vedere che lì veramente, cioè, trovate un sacco di cose, lo slot è pieno di tutto, è perfetto, non è appunto devastato, i prodotti sono tutti in ottime condizioni, veramente una cosa santa. Comunque, dopo aver fatto questo, quindi avrei preparato la base, vado a cominciare, prendo un pennello piccolino da sfumatura, questo qui è quello da precisione, Luxe Petite Crease della Zoeva, il 231, che utilizzo spesso. Per questo trucco vado ad utilizzare la palettina dell'MUA, non è la prima volta che me la vedete utilizzare, è una bella palette di colori neutri con i marroncini, rosa, qualche shimmer e qualche opaco, insomma è proprio ben bilanciata. E questa qui, se qualcuno di voi se lo chiedesse, è l'Elysium Palette, si chiama così. Vado a prendere questo colore qui, che è opaco ed è un bel marroncino molto delicato, molto bello. Lo vado ad utilizzare, ne prendo un pochino e comincio così a definire un po' la piega dell'occhio e l'angolo esterno. Quindi vado con dei piccoli tocchi e comincio a sfumare. Vado praticamente, seguo la linea della piega dell'occhio naturale, però ci vado leggermente sopra. Comincio a sfumare. Vado a disegnare anche un po' la V. Piano piano sfumo. Mi guardo anche con l'occhio aperto per vedere dove deve fermarsi. Quindi vado leggermente sopra la piega dell'occhio, ma non troppo. Quindi lascio comunque un po' di spazio, abbastanza spazio, tanto dopo andrò comunque a sfumare, quindi comunque non verrà una linea troppo netta. E niente ragazze, sono stata a Milano da Federica, sono stata felicissima, da Federica e Gennaro, perché poi sembra che lo voglia escludere, poverino, questi due miei amici che abitano lì, che si sono trasferiti per studiare, e sono stata troppo bene, sono andata insieme a mio fidanzato e siamo stati benissimo, veramente siamo divertiti tanto. Io già avevo visto Milano due volte, una volta con la scuola, tipo siamo andati a vedere delle mostre di moda eccetera, e una volta invece sono stata da mia sorella, quando abitava lì,
Però questa volta è stata la volta più bella perché era come se stessimo qui da noi, però eravamo a Milano e lì praticamente c'è tutto, puoi fare quello che vuoi, è stupendo, è gigante, tutti i posti sono belli, insomma, è stato veramente bellissimo. Poi siamo fortunati perché siamo amici, sia io che Federica, sia appunto Biagio con Gennaro, hanno interessi comuni, tipo il calcio, queste cose qua. Infatti sono andati a Torino anche a vedere la partita, noi ovviamente non siamo andati, ci tengo a precisarlo, aspettate che... E siamo stati troppo bene perché appunto abbiamo fatto quello che volevamo, siamo usciti, poi per fortuna adesso è arrivato il brutto tempo, però per fortuna quando siamo stati lì, la settimana che siamo stati lì è stato stupendo il tempo. E quindi non abbiamo avuto alcun tipo di problema. Faceva freddo, però non è stato assolutamente non è stato un problema perché noi ci eravamo premuniti, mi sono portato cose molto pesanti, quindi sono stata benissimo. Anzi, a volte ero anche eccessivamente imbottita praticamente. E siamo andate, vabbè, ovviamente siamo andate al Duomo, tutte le partite, insomma, tipo al Duomo, siamo state alla Galleria, no, alla Rinascente, siamo andati a Via Monte Napoleone, tutti questi posti che uno praticamente sono da vedere perché sono i più conosciuti. Siamo andati alla Cattedrale di Sant'Ambrogio, insomma, siamo stati un po' in giro. È stato proprio bello perché poi non sembrava di stare in vacanza, ma di vivere insieme lì praticamente, perché ovviamente non eravamo in albergo, ma eravamo a casa loro. Vado poi a sfumare con il 217 di MAC, però è pulito quindi non prendo altro colore. Vado semplicemente a sfumare gli ombretti che ho applicato precedentemente. Non vi ho detto che oltre a questo marroncino qui ho utilizzato anche un po' di nero, però proprio una punta, che è sempre un colore opaco. Vado anche a definire un po' la rima ciliare inferiore con un po' di nero con un pennellino piatto. E poi sfumo verso l'alto. Intanto, dopo aver sfumato e fatto tutto, vado a prendere adesso questo color corallo che è il 218 della Kiko ed è uno di quegli ombretti long lasting wet and wild, wet and dry, che appunto può essere utilizzato sia bagnato che asciutto. Io lo utilizzo bagnato per un effetto molto sofisticato e molto delicato. Lo prendo quindi con un pennello piatto e lo vado ad applicare sulla palpebra mobile. E poi vado a prendere il rosa chiaro shimmer della palettina di prima e lo vado invece ad applicare proprio all'angolo interno, nel primo terzo dell'occhio, diciamo, per dare questa tridimensionalità che va dal chiaro verso lo scuro. E poi vado di nuovo con il pennellino di prima 217 di MAC a sfumare due colori che si incontrano, il marroncino con questo corallo. Questo è un trucco che mi piace molto, mi è venuto in mente perché l'altro giorno a Verissimo, l'altro ieri, hanno invitato una modella, un amico, quella che ha fatto il Grande Fratello, che si chiama, non me lo ricordo, comunque aveva questo trucco comunque con il corallo, col marrone, che è molto naturale, però ha un bell'effetto, molto sensuale, comunque è delicato ma è bello, quindi mi è venuto in mente, ho deciso di realizzarlo. Quindi dopo aver fatto questo, vado a sfumare i colori insieme e vado ad aggiungere un altro po' di marrone. Adesso vado, impiego 50.000 volte le ciglia per fare in modo che stiano su. Tipo le ripiego adesso, poi le ripiego dove ho messo la linea, mamma mia. Cerco di seguire le ciglia, quindi vedo le mie ciglia appunto da piegate, ovviamente, altrimenti dovrei fare l'eyeliner verso il basso. Dove vanno? Senza proprio spalancare gli occhi, con gli occhi così normali, leggermente socchiusi, anzi. E vado
delineare l'eyeliner, traccio la linea. Mi vado un po' ad unire e poi vado a bordare l'occhio fino più o meno al centro, non vado a fare proprio tutta la linea. Poi con l'occhio aperto, siccome ho la piega dell'occhio che mi chiude appunto la palpebra mobile e quindi non mi lascia aperto per fare proprio l'eyeliner che viene fantastico, devo quindi andare a guardarmi con l'occhio aperto per tracciare bene la codina. Perché mia sorella mi faceva notare l'altra volta che uno con l'occhio chiuso va a fare la linea, è fantastico, quando poi apri vedi solo una lineetta minuscola che spunta perché giustamente c'è la piega dell'occhio che va a nascondere il resto dell'eyeliner. Quindi un buon metodo è tracciare l'eyeliner in maniera semplice e normale, però è importante tracciare l'eyeliner con l'occhio chiuso e tutto quanto, però è importante poi aprire l'occhio e vedere l'effetto dell'eyeliner con l'occhio aperto, questa è una cosa veramente importante. Quindi apriamo l'occhio, ci guardiamo dritto nello specchio e aggiustiamo la codina. Adesso vado a prendere la matita nera e la vado ad applicare nella rima ciliare interna superiore. Quindi la applico qui sotto, sulle ciglia, perché questo farà in modo di dare riempirà otticamente le ciglia, quindi me le farà sembrare più folte. Anche questo è un bel trucchetto, proprio bellino. Rivado a piegare per l'ennesima volta le ciglia. Dopodiché vado a mettere il mascara. Finito di applicare il mascara, vado ad applicarne un po' anche per le ciglia inferiori. Vado adesso sotto l'arcata con un po' di color burro, quello qui, il primo della palettina di prima, e vado ad illuminare. Ok, scusate i capelli che spuntano dappertutto. Ok, così ho finito gli occhi. Adesso vi voglio far vedere un nuovo prodottino che mi è arrivato, perché ho rifatto l'abbonamento, praticamente me l'hanno regalato, l'abbonamento di nuovo alla Beauty Box, Bio Box, e mi è già arrivata una volta, questa è la seconda, questo faceva parte del secondo pacchetto che mi è arrivato qualche giorno fa, e mi è arrivato un nascondino di neve. Ragazzi, allora, io l'ho provato e mi sta piacendo davvero tanto, è carino, e io quando mi è arrivato ero un po' scettica perché ho detto, visto che non mi sono trovata bene con la conturmania, che trovo proprio che non abbia senso perché non scrive eccetera, ho detto vedi che pure questo scompare, invece no, perché la consistenza è ben diversa, mentre appunto la conturmania scompare completamente, questo invece è un buon correttore, è abbastanza cremoso, si stende bene, è morbido, ma comunque poi si fissa e non va in giro, e da una parte praticamente abbiamo il correttore in crema che è un po' più una mina un po' più spessa, se riuscite a vederla, e dall'altra parte invece è più sottile per le piccole imperfezioni, quindi andate direttamente magari sui rossori, sui brufoletti, e mi piace tanto. Poi mi piace anche pensare che, ecco, non vado a mettere magari un correttore troppo pesante sul brufolo, per esempio ne stavo utilizzando uno che comprai da Bottega Verde, che non so se in realtà abbia buon incio o meno, questa matita qua e stesse correttore che ancora ce n'è dentro, e quindi la stavo consumando, e non so se abbia un buon incio o meno, però ho detto beh, la finisco, tanto alla fine capirai. E quindi quando andavo a mettere sui brufoli però ero sempre un po' scettica, perché dicevo chissà se è veramente buono, che poi addirittura questa qua dicono, cioè quando la comprai diceva che oltre a coprire il brufolo lo cura anche, quindi dovrebbe avere qualcosa all'interno
all'interno così. Però ero sempre scettica perché dicevo, mettiamo il caso avesse invece all'interno dei prodotti con ingredienti, magari non so, comedogene, eccetera, chissà. Invece con questo andate sul sicuro perché appunto, a prescindere da chi usa proprio prodotti bio come me, in generale è buono usare magari sui brufoli che magari si infettano, eccetera, non lo so, andiamo ad alimentare l'infezione, eccetera. Questi prodotti qui, questo qui in particolare di Neve, un Buoninci, tutti ingredienti biologici, naturali, quindi andiamo proprio sul sicuro praticamente. Spero mi abbiate seguito perché ovviamente ho fatto digressioni infinite. Comunque, dopo aver applicato quindi correttore e cose varie, vado con un po' di cipria, l'ho detto già, e vado a fissare il tutto. Ok, e vado praticamente a stendere il fondotinta picchiettando e leggermente trascinando. E quindi niente, questa è stata questa vacanza a Milano, che poi come dicevamo pure a Federica una sera, ho detto che alla fine Milano è come se stessi se non sei ovviamente di lì, quindi se sei di un altro posto, in particolare del sud, quando vai a Milano è come se stessi in vacanza all'estero, tipo a Londra, che ne so, però fossi Italia. È una cosa bella. Che ho notato una sera quando siamo state al Duomo, che era tipo le 11:30, quasi mezzanotte, è che appunto è una grande metropoli che di giorno è piena, è frenetica, veramente c'è di tutto e di più, però la sera ha dei ritmi, segue i ritmi naturali, ovvero quando vai al Duomo di sera c'è comunque gente, cioè non è che è vuoto, però comunque si spegne rispetto al giorno, e questa è una cosa bella perché segue appunto un ciclo naturale, questo mi piace. Invece ad esempio a Londra viverci sarebbe più difficile perché lì c'è veramente pure la notte, non si ferma mai, è sempre frenetico, quindi magari c'è chi piace e chi non piace. Io preferisco una cosa del genere, tipo appunto che di giorno è piena e frenetica, però mi piace anche che sia naturale e la sera si spenga come è normale che sia praticamente. Mi è piaciuta tantissimo, veramente stavo pensando pure che in generale uno le cose le vive nel modo in cui le vuole vivere, anche inconscio ovviamente, perché ovviamente uno vorrebbe vivere tutto bene, però ovviamente non è sempre così. E questo veramente è molto dato dallo stato d'animo interiore, perché per esempio io adesso che sono stata lì, sono stata da Dio, e per me Milano è stupenda, è bellissima, sono stata fantasticamente, anche se c'ero stata 3 volte, adesso è stato il top perché ero in buona compagnia, stavamo bene, ci siamo divertiti, abbiamo fatto tante cose, quindi è stato bello. Magari invece tante volte ho sentito dire no, Milano è invivibile, comunque il tempo fa sempre schifo, è buia, cioè non c'è mai il sole, è cupa, fa freddo, freddo e tutto il resto, e mi sono resa conto che sì, magari è così, ma dipende con gli occhi con cui si guarda, perché io adesso che stavo lì in buona compagnia, stavo bene, a parte che comunque ero in vacanza, non ero lì per lavorare, che dice vabbè c'è un'altra concezione, ero comunque lì in vacanza, però stavo in una casa con cui avevo delle persone amiche, quindi magari mi rendo conto che chi va lì da solo magari a lavorare, magari condivide la casa, che ne so, già sta da solo in una città che non conosce, magari se è del sud vede che non c'è il sole, invece lì magari io che non ci fosse il sole neanche me ne accorgevo, perché comunque alla fine, a parte che siamo stati fortunati per il tempo, come vi dicevo, questo è stato sempre buono, però intanto vado a mettere la cipria, però era talmente tutto colmato da alto, veramente avere degli affetti, comunque delle persone amiche che ci fanno sentire, quella è casa, come certe volte leggiamo in quelle frasi, è proprio vero, la casa è dove sta il cuore e dove si sta bene, cioè quindi dicevo a proposito di Milano che o qualsiasi altro posto, che uno vive le cose a seconda dello stato d'animo in cui è e della posizione in cui è, perché ecco, magari invece se fossi andata a Milano per lavorare e mi fossi svegliata alle 6 del mattino, quindi avrei visto la nebbia e il freddo, non avessi avuto degli amici con cui condividere, se fossi stata in una casa con gente che non conoscevo, l'avrei vissuta sicuramente diversamente. Quindi vivendola così io vi posso dire che veramente è stato proprio bello. Se non l'avete vista, veramente ne vale la pena. È come andare, appunto, come vi dicevo, stare all'estero, però state in Italia, piena di cose, piena di tutti i posti belli da vedere, proprio belli, tipo mi è piaciuto tantissimo Brera, mi è piaciuta tantissimo perché è curata, è bella, ci sono un sacco di posti carinissimi, curati, veramente bello.
Quindi ve la consiglio come posto d'Italia. Se non ci siete state, andateci. Un altro posto dove voglio andare è Verona. No, scusatemi, in Verona ci sono stata. È Venezia, ci voglio un sacco andare perché non ci sono mai state. Secondo me è un posto comunque romantico, caratteristico, veramente deve essere bella. Quindi ci voglio andare anche a Venezia. E quindi questo, ragazze. Intanto ho finito di fare la base e tutto quanto, vado a mettere un po' di blush, applico quello di Essence, il Silky Touch Kissable, questo qui. Poi ho finito anche la base, adesso vado ad applicare un rossetto. Mi sto guardando intorno perché non so quale applicare, magari una matita. Allora, qui ho Marmotta. Che mi sembra però già applicato, e mia sorella ha ridotto in stato pietoso, quindi non la vado ad applicare. Volevo fare una cosa veloce senza andare. Ah, magari mi vado a mettere una di queste matite qui. Vediamo un po'. Magari metto questa della NARS. Sì, metto Roman Holiday Velvet Matte Lip Pencil. Questa qui è della NARS. Ce l'ho portata di mano, così magari proviamo. Vediamo com'è. E lo vado ad applicare. È anche facile da stendere perché appunto è un matitone. Si stende molto bene, è molto morbida. Scivola benissimo. E dà un colore molto leggerino che lascia comunque entrare il vostro colore reale delle labbra. Carina, magari per rendere le labbra ancora più vicine al trucco degli occhi, ci vado per tamponare con il polpastrello un po' di questo ombretto che ho utilizzato sugli occhi. Bellissimo. State attente in particolare a questa parte qui perché si va a depositare il prodotto, visto che ho applicato un prodotto in polvere. L'effetto è molto carino perché è molto molto delicato e riprende però l'ombretto, quindi mi piace. Ricordatevi però, se applicate un prodotto polveroso sulle labbra, di stare attente a questa parte qui interna perché appunto andando a contatto con la saliva eccetera si crea quell'antestetica linea, quindi state attente, magari controllate ogni tanto. Comunque l'effetto mi piace molto, molto fresco come trucco. E mi piace tantissimo il fatto che si riprendano le labbra con l'ombretto che ho messo sugli occhi. E niente ragazzi, questo quindi è il look finito, io spero vi piaccia e che possiate utilizzarlo per qualche occasione, quindi magari per qualche giorno in cui vi volete prendere un po' più cura di voi e quindi non vi va di fare un trucco molto leggero, ma volete definire comunque di più l'occhio, volete un trucco un po' più intenso anche se è giorno. Ovviamente questo tipo di trucco è bello anche per una serata, è bello anche da sera, però magari andiamo a mettere un rossetto un po' più intenso e quindi rende il trucco un po' più strong. Spero appunto che vi sia piaciuto, vi mando un bacio e al prossimo video.